La prima cosa da notare per capire le vere intenzioni maschili è il prospetto futuro con te, ok? Parliamo del prospetto futuro. Si vede con te nel lungo termine, ha un prospetto futuro, allude a fare eventuali cose insieme a te? Beh, ti sei fatta questa domanda perché questo è il primo segno. Il secondo segno è che ti fa entrare nel suo mondo. Ci sono delle cose che le persone fanno quando sono interessate a qualcuno ed è la prima cosa appunto portarli all'interno del suo mondo. Vieni a vedere questa cosa, guarda le mie passioni, guarda i miei hobby, guarda che cosa faccio, guarda cosa non faccio. Vieni a provare questa cosa con me, vieni a fare questo con me. Te lo sta chiedendo? Lo sta facendo oppure no? Il terzo segno è che non ha paura di etichettare la relazione. Insomma, un uomo che non ha paura e si dimostra appunto impavido all'idea di dare un'etichetta a quello che è il vostro rapporto, vuol dire che è davvero interessato, vuol dire che ha un interesse genuino sul lungo termine. Il quarto segno è che ti prioritizza, ti mette alla priorità, al primo, al secondo posto, magari anche al terzo, ma sicuramente sei una sua priorità, sei una persona importante per lui. Fa delle cose per te, eventualmente si preoccupa di farti star bene. Il quinto segno è la consistenza. Insomma, quanto è consistente lui nel corteggiamento, nelle attenzioni che ti riserva, in tutti i punti precedenti? C'è una consistenza? C'è un continuum di quello che state facendo? C'è un risvolto di qualche tipo in quello che state facendo? Come sta andando? No? C'è una continuità? Ecco, questa è la domanda che devi farti dopo i primi 3 mesi. Il sesto segno è che un uomo davvero interessato, e quindi per capire la sua reale intenzione, farà sicuramente qualcosa per metterti a tuo agio. Cercherà di aprirsi, cercherà di stare attento e far sì che tu possa sentirti più tranquilla anche in sua presenza, anche in situazioni dove eventualmente potrebbe essere evidente che tu non stai poi così tanto bene. Questo si ripeterà nel corso degli appuntamenti, nel corso della relazione, nel corso della frequentazione, soprattutto durante i primi 6 mesi. Il settimo segno è che un uomo interessato davvero si sforza di organizzare degli appuntamenti o dei meetings, comunque delle cose, per voi, organizza eventi, cose per farti star bene, per corteggiarti e far sì che ci sia una buona attesa da parte tua nei suoi confronti. L'ottavo punto è che si sforza di ascoltarti. Molti uomini stanno là, parlano con te, eventualmente ascoltano quello che stai dicendo, però poi alla fine dei conti dicono sì, ma non ci ho capito niente. Ecco, magari lui ti fa domande specifiche, cerca di ramificare il discorso, seguire i più filoni che gli puoi fornire di quello che gli stai dicendo e cercare di venirti incontro. E poi il nono e ultimo punto è che mantiene le promesse. Ragazzi, never forget. Uno che ti dà buca più volte è una persona che non è realmente interessata. Dunque, se vuoi davvero sedurre gli uomini e non rimanere delusa, seguimi qui e su YouTube.